Ok, nuovo video, anche oggi parliamo un po' di cibo, di cose che ho finito nell'ultimo periodo, ma prima volevo dirvi, se non mi seguite su Instagram, visto che l'ho annunciato lì, è in uscita il mio primo ebook di ricette, ovviamente ricette sane, light, alcune vegane, senza zucchero, per intolleranze. In linea un po' con il mio blog, ma la notizia è che potete scaricare un estratto gratuito di questo ebook nel link che vi lascio qui sotto. Mi farebbe piacere comunque se veniste a dare un'occhiata sul mio Instagram, perché in stories pubblico ogni giorno un po' quello che faccio, cosa mangio, ed è interessante perché ci scambiamo sempre un sacco di idee. Quindi venite a fare un salto anche sulla mia pagina Facebook, sul blog dove posto le mie ricette. Ma iniziamo subito con i finiti, perché sono tantissimi e spero di riuscire a farveli vedere tutti. Il primo finito, visto che adoro cucinare, è questa farina Manitoba integrale. La farina Manitoba è una farina con un'alta percentuale di proteine, quindi è una farina super adatta alle lunghissime lievitazioni. Se vi piace fare la pizza, soprattutto la pizza molto molto lievitata, utilizzate la Manitoba, e la Manitoba integrale, questa qua, si comporta davvero molto molto bene. Ci ho fatto dei panini alla zucca da 150 calorie, buonissimi, morbidissimi, anche questi li trovate sul blog. Questo qui è un misto di verdure surgelate che ho preso da Lidl, è della linea Deluxe, che non si vede perché l'ho stracciato. Allora, spesso siamo siamo abituati a pensare che i surgelati non siano la cosa più salutare del mondo. In realtà, se i surgelati e i cibi congelati sono di buona qualità, sono praticamente pari al fresco. Ovviamente controllate gli ingredienti, molto spesso in questi misti di verdura c'è l'olio, c'è il sale, c'è lo zucchero, controllate. Questo qui è un misto 100% verdure e ha le carotine, il broccolo, il cavolfiore, le carote gialle, che era la cosa che mi colpiva di più, e un po' di peperoni. Le carotine gialle sono anche tagliate un po' a zig zag, mi hanno messo tanta allegria, e io queste qua, più che farci un contorno di verdure, perché un po' sanno d'acqua, cioè diciamo, cioè le verdure congelate, surgelate, poi non sanno di granché. Le utilizzo per altre preparazioni e qualche giorno fa in stories ti ho fatto già vedere qualcosina. Tieni d'occhio, però te le consiglio queste qua, soprattutto per farci preparazioni aggiuntive, per magari anche per aggiungerle alla pasta, fare una bella spadellata di verdure. Mi sono piaciute anche perché costavano poco, credo intorno all'euro. Nel solito misto, insomma, ci sono le carotine, carote gialle, un po' gourmet. Allora, è iniziato, in realtà per me non è mai finito, ma è iniziato davvero il periodo delle tisane, delle cose calde, e questa qua per me è irrinunciabile. È l'infuso ayurvedico di spezie con scorza di cacao, liquirizia e cannella. È buonissimo, molto speziato, sembra quasi una cioccolata calda, quasi. Io me la faccio di solito dopo pranzo, verso le 2, le 3, che mi comincia a venire quella voglia di dolce, ma ovviamente non è ancora ora di merenda, me la faccio e mi toglie un po' lo sfizio. Madonna, ancora profumatissima, mi toglie un po' lo sfizio. Sempre in stories vi avevo chiesto quale altro gusto comprare di Yogi Tea. Yogi Tea io lo trovo solo da Natura Sì. E voi mi avevate consigliato Abbraccio della Sera alla vaniglia. Ovviamente vado da Natura Sì, finito. Però vado di nuovo in questi giorni e voglio provare. Questa è l'unica che... No, ho provato anche quella là di Natale. Anche quella là di Natale è buonissima, ma ovviamente non è ancora il periodo. Aspetto almeno che si faccia novembre e poi entro nel mood natalizio e sfoderò anche quella là natalizia. Comunque questa ve la consiglio. Costa un po', costa intorno ai 4 euro. Anche queste ve le ho fatte vedere e stravedere su Instagram, sono i miei burger vegetali preferiti. Kyoene. Allora, ho provato questi qui, che sono classici, e questi qui agli spinaci. Costano intorno sotto i 2 euro, li trovo spesso in offerta sotto i 2 euro. Ce ne sono due, 150 grammi l'uno, e sono buonissimi. Ora, sono un po' calorici, come quasi tutti i burger vegetali. Ti farò un close up un po' dei valori nutrizionali, così vedrai anche tu un po' se
vuoi provarli oppure no. Come gusto sono buonissimi davvero, io credo possano piacere veramente a chiunque. A me, io sono una di quelle a cui non piace il tofu, non piace la soia, però questi sono buonissimi. Ma devo dire la verità, di Kyoen qualsiasi burger io abbia provato, anche i mini burger di spinaci, anche il burger alle melanzane, no, sono tutti buonissimi. Io adoro Kyoen, infatti gli ho chiesto: Kyoen, sponsorizzami, ma no, compro sempre tutto io. E vabbè. Allora, le gallette di riso. Le gallette di riso sono un po', quando si è a dieta, si è un po' il classico stereotipo della soletta di scarpa, del polistirolo anzi. Secondo me no, o meglio, quelle di riso semplici, un po' sì, soprattutto se sono doppie. Questa qua, bio gallette 5 cereali, senza glutine, senza sale, basso contenuto di gas, sono abbastanza croccanti e saporite, e queste qua le preferisco con il dolce. Ti farò poi vedere più avanti, perché con il salato mi piacciono più quelle di mais sono un po' più croccantine. Perché scegliere le gallette di riso? Ma semplicemente per cambiare cambiare un po' la fonte di carboidrati. A pari peso saziano sicuramente di più del pane. Ma se ti piacciono te le mangi, se non ti piacciono va benissimo il pane. Anzi, pane del fornaio, pane fatto in casa, carboidrati. Un'altra cosa super buona, ma non proprio light, perché parliamo di prefritti. Prefritto, questi qua sono dei bastoncini di verdure, li fanno molte marche. Questo qua, Delizie del Sole, è la marca Eurospin. Sono buonissimi. Allora, sono 300 grammi, io ne mangio 5, quindi metà confezione, e hanno più o meno 300-350 calorie circa tutta questa porzione che mi mangio. È un po' alta in grassi, ci sono 11 grassi e mezzo su 100 grammi, ma come ingredienti non sono malaccio, quindi per uno sfizio io dico sì, mi piacciono, sono buoni. Ci spariamo una ricettina per farceli in casa presto, quindi. Nell'altro video ti avevo detto che non avrei più mangiato Würstel perché non ne trovavo di che mi piacessero a livello nutrizionale. In realtà ho trovato questi qui Amadori, che addirittura non sono di carne separata meccanicamente, è 100% carne non separata meccanicamente, senza glutammato, senza polifosfati, ma non, sai che non sono malaccio anche come gusto, sono buoni. Quindi con molta molta parsimonia, no, sono buoni, cioè molto meglio di dei Woody Aya, per dire, che sono quelli un po' più famosi. Ma tra l'altro, nell'estratto dell'ebook troverai una ricetta per fare i corn dog light, e ho utilizzato proprio questi Würstel, sono venuti buonissimi. Allora, invece questi qua io te li ho già fatti vedere tante volte, non so se darti del tuo, del voi, perché per me, io sono davanti a una telecamera, sono da sola e c'è una sola persona, non so perché, ma nel mio immaginario c'è una sola persona che mi sta guardando. Voi non fateci caso, però ve le ho fatte già vedere molte volte, e le ho anche annoverati tra i preferiti del periodo. Queste gallette di riso, cioccolato e cocco, che trovo da Lidl vicino al reparto delle casse a 1 euro. Ma sai che da quando ho provato a farmele in casa queste non mi sanno di niente? Anche perché la galletta in sé è di riso polistirolo, e quindi sembra di mangiare polistirolo col cioccolato. Quando me le faccio in casa vario il tipo di galletta, la scelgo più croccante, meno croccante, più saporita, come piace a me, e quindi hanno perso un po' di attrattiva. Le ricompro ogni tanto perché sono comode da avere, ne mangio due durante la merenda, o comunque quando non ho proprio tempo di cucinarmi niente. Sono comunque un dolcino. Anche questo è un dolcino, non pensate che ve li mangiate tutti e che dimagrite o che... Allora, questi qua, gnocchi, sono gnocchi integrali, marca Garofalo, sono gnocchi di patate, quindi non gnocchi con patate. Fateci caso perché cambia un po' la quantità di patate che poi c'è dentro lo gnocco. Quando sono di patate,
La patata deve essere, mi sembra, più del 50% comunque, deve essere in maggioranza patata. Questi qua non sono proprio i migliori gnocchi che abbia mai trovato, però di integrali trovo solo questi. Fatemi sapere se ne esistono di altri buoni. 60% patata, poi c'è farina di grano tenero integrale, sale, aromi naturali. Allora, come sapore non li ho trovati eccezionali, nel senso che l'integrale si sente tanto, è un integrale molto presente. Io non so se usino una farina davvero integrale e non con crusca aggiunta, ma devo dire la verità che l'integrale è così presente da sovrastare addirittura il sapore del sugo. Io li faccio molto semplici con sugo di pomodoro e l'integrale lo sento molto, nel senso che se dovete poi farli mangiare ai bambini, non sempre, ai bambini bisogna alternare integrale e non integrale per un fatto di digestione, ma se dovete farli mangiare a qualcuno, per esempio se io li dessi al mio compagno, lui non li mangerebbe perché l'integrale è veramente quell'integrale che particolare, il sapore molto intenso della farina integrale. A questo punto io preferisco poi scegliermi un buon gnocco con un 80 o un 90% di purea di patata dentro e che abbia una farina che non sia integrale, e mi mangio un buon piatto di gnocchi e poi non sento poi l'esigenza di mangiarmi un gnocco integrale fatto male e che non mi soddisfa come gusto. Cioè, facciamoci a capirci, va bene mangiare sano, ma tra la qualità e il gusto secondo me deve esserci sempre un equilibrio. Quindi questi qui io non so se li ricompro francamente perché no, voglio vedere se trovo qualcosa di meglio. Allora, sempre nell'altro video vi avevo parlato della linea delle tisane Bonomelli e ve ne parlavo benissimo perché ne avevo provate 3 o 4 e avevano tutti dei gusti super, cioè non molto erbose, hashtag erbose di nuovo, molto dolci, molto in stile con il gusto che piace a me. Poi ho provato questa qua, gambe leggere, ed è amarissima, davvero amara. Non so perché. Allora, c'è il meliloto, la centella, ribes nero, estratto di vite rossa, ma questo amaro non mi arriva subito, mi arriva quando io ho finito di bere. Quindi sul finale a me arriva questa in gola proprio, questa nota amara viscida che mi disturba molto. E vorrei capire. Se l'avete provata, fatemi sapere se capita anche a voi o se io abbia preso una confezione fallata, perché è a questo livello di disturbo che mi provoca, cioè il non capire se la confezione è fallata o no. Scadenza 2020, ma è davvero un amaro viscido persistente che non mi è piaciuto. Allora, sempre parlando di cose vegetali, io vi consiglio questo seitan, seitan al naturale biologico verso natura veg di Conad. Mi piace tantissimo perché a parte che a me il sapore del seitan piace, non a tutti piace, ma per esempio a me non piace il sapore del tofu. Se siete una di quelle persone che il tofu non vi piace, optate, provate il seitan, anche perché fatto in un certo modo in padella con i pomodorini freschi, con le verdurine, ha un sapore molto molto buono. Allora, di solito io non so mai se paragonare i sapori delle alternative vegetali alla carne oppure no. In questo caso il sapore è molto simile a quello di würstel per ritornare ai würstel di carne normale. La consistenza è quella lì, insomma. Non so, spero di non offendere nessuno con questo paragone, però a me il seitan piace, secondo me è molto versatile, sminuzzato sottilmente, un ragù vegetale pazzesco, ovviamente con il sugo di pomodoro, ma anche in bianco, con della cipolla. Insomma, per me il seitan è il sostituto per eccellenza della carne. Allora, parliamo di biscotti per la colazione. Novellini, perché mi sono piaciuti questi? Non tanto perché sono dei chissà quanto salutari, perché sono dei biscotti latte e miele,
Gli ingredienti non sono malaccio, c'è ovviamente lo sciroppo di glucosio, ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che non ne è comune, non so se voi li prendete spesso, a me mi capita di prenderli per fare il salame di cioccolato al mio compagno, a Stefano. E il problema dei novellini o comunque di qualsiasi biscotto secco è che vi escono di solito i due pacchi grandi di biscotto. Come vi dico spesso, per me in dieta è molto importante il porzionare i cibi. Perché se io apro un pacco di biscotti e me lo vedo lì e me lo vedo aperto, prima o poi io me lo finisco. E credo sia un problema comune a molti. Questo qui invece ha delle monoporzioni ed è molto molto comodo. Sono 350 grammi, 6 confezioni singole. Sapete che finito il pacchetto, è finita la vostra porzione. Ve lo gustate, vi concentrate su quel pacchetto e buona lì. Mi piace non perché sia chissà che, monoporzione, bravo, mi piace. Ah, questa qui anche una delle mie ricotte preferite. Quando io non trovo quella del caseificio, spesso compro questa. È molto ricca, nel senso che non è una ricottina light, è proprio una ricotta di caseificio, bella, pannosa, piena, caseificio valco latte, mi piace. Allora, ho provato anche la mortadella di pollo. Ah, relativamente pochi grassi rispetto alla mortadella classica. L'unica cosa è che la carne è separata meccanicamente e ci sono i nitrati, quindi anche qui valutate se mangiarvi una bella mortadella comprata come Dio comanda. Il discorso è sempre lì, poi è molto soggettivo, nel senso che io conosco persone che preferiscono mangiare cose light però mangiare di più. E forse ero anche io una, quando ho iniziato la dieta io ero costantemente affamata e quindi anche io cercavo costantemente prodotti molto molto poveri di calorie e poco densamente calorici, perché volevo sentirmi piena, volevo mangiare. Ma è un percorso un po' soggettivo, fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché io a volte preferisco, ecco, mangiarmi una ricotta che sia più ricca, mangiarmene un cucchiaio in meno e non riempirmi con due ricottine light che alla fine a livello di sapore non mi hanno dato niente. Questo qua è buonissimo, è uno yogurt al cocco della fattoria Scaldasole, non c'è bisogno che io vi dica, ve ne parli chissà quanto, perché è molto molto famosa e c'ha lo zucchero, c'è i grassi, che ce frega, al cocco, molto buono. Ah, una cosa che mi ha un po' deluso, allora, non li ho comprati per un discorso, ecco, anche lì di un discorso calorico, di un prodotto light, l'avevo comprato perché, a parte che era in offerta, ma poi perché volevo uno snackino un po' buono, che non fosse molto pesante, ho provato questo, ma a me francamente non sono piaciuti, nel senso che sono dei biscotti farciti. Possiamo farne a meno. Un'altra cosa di cui vi volevo parlare è la marmellata Hero Light, che è una delle mie marmellate preferite in assoluto, ma è stata spodestata dalla leggera Zueck, che è ancora più buona. Questa qua è molto poco calorica, ma si avvicina a una gelatina di frutta, non è proprio una marmellata. Se provate la leggera di Zueck, è più leggera, non leggera quanto questa, perché questa qua ha veramente un'inezia di calorie, per 100 grammi ne ha 36, quella lì ne ha intorno alle 100. Però quelle là Zueck sono molto migliori, bisogna dosarle un po' di più. Quelle Zueck sono un po' più economiche ma più caloriche, però vi mangiate una vera marmellata. Queste qua invece sono un po' delle gelatine di frutta, ugualmente buone. Quando sono in offerta io le compro, tutti i gusti mi piacciono, questa fragola, ma in realtà le compro in tutte le varianti, mi piacciono. Poi un'altra cosa, che riso latte al cioccolato, questo qua l'ho comprato da Lidl, non so perché, avevo voglia di riso latte al cioccolato, è buonissimo, ma c'è dentro tante di quelle schifezze, però io me lo faccio in casa, non ci vuole niente. Nell'ebook troverete una ricetta velocissima, non ci vuole nulla a fare il riso latte. Io non metto a bagno il riso, no, non faccio niente, metto semplicemente a cuocere nel latte il riso e poi ci aggiungo quello che voglio.
Questo qua è buono per uno snackino al volo, è favoloso. Cioccolato, ho visto che ci sono anche tipo alla cannella, forse al naturale e alla fragola, non lo so. Questo qua al cioccolato è fenomenale. L'ultima cosa che vi faccio vedere è questo yogurt da bere Activia, che era credo una limited edition di estiva, il gusto tropicale, è molto buono anche questo, io me lo tengo in borsa perché può stare fino a 4 ore fuori dal frigo, è buono, molto comodo, poche calorie, pochi grassi, pochi zuccheri, mi piace, se lo trovate in offerta compratelo. Questi erano tutti i miei prodotti finiti, finalmente posso buttarli e fare la raccolta differenziata. Fatemi sapere se anche voi avete provato qualcosa di queste che vi ho annoverato, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere soprattutto se venite a scaricare l'ebook, l'estratto gratuito, in cui ci sono qualche ricettina, e ci vediamo, spero, su Instagram. Intanto se mi lasciate un like, un commento, a me fa super piacere, e ci vediamo alla prossima, ciao!